Buonasera a tutti e benvenuti a questa piacevole serata targata Dementibus, un gruppo teatrale dal nome inusuale ma dal significato ben preciso, poiché vuole rappresentare in ugual modo la follia ma anche tanta meditazione nel far nascere idee e metterle in atto. Nel 2009, in occasione dei giochi estivi rionali, i ragazzi incominciarono a muovere i primi passi e ne hanno fatta di strada. Sono partiti con i primi sketch, poi con commedie in vernacolo, fino a mettere in scena lavori in lingua. Nonostante si siano avvicendati tanti volti, la loro voglia di divertirsi e far divertire che li contraddistingue è rimasta immutata. Questo gruppo di amici ha deciso di omaggiare il 50° anniversario del movimento teatrale carosinese, cominciato per l'appunto, pensato un po', nel febbraio del 69, ed hanno deciso di farlo a modo loro, con goliardia. Questa sera hanno voluto portare in scena un lavoro inedito, dal titolo Prima della Prima, scritta nell'89 dall'autore locale, il nostro Peppino Cazzato, che ne ha curato anche la regia. La vicenda vede districarsi tra personaggi esileranti alle prese di una esplosiva zia. Sono sicura che i nostri ragazzi sapranno coinvolgervi per l'intera serata. Vi lascio ai Dementibus per ritrovarci a fine spettacolo tutti insieme per i saluti. Signori, buon divertimento. Una cantante lirica che fuma! No, domani sera la voce deve essere calda, profonda, perfetta. Ma se quel cretino non arriva! Iside, un ripassino alla partitura alle 15, va bene? È passata mezz'ora e ancora non c'è! Pronto? No, non risponde, no. Dio, un fischio, un fiasco. Dei fischi, li sento! Maestro, io l'aspettavo... Dio mio, che orribile viaggio! Se è possibile prendere un aereo di quel genere la prossima volta con un jet privato! Iside, nipotina mia diletta! Lascia che ti baci! Sapessi quante cose da raccontarti e tu almeno ti fossi fatta viva all'aeroporto. Il telegramma? Il telegramma? Arrivo domani ore 14, stop. Volo Amsterdam-Roma. Baci zia Adelina, stop. Non vuoi più bene alla tua vecchia zia, vero? Oddio. Oddio, la zia Adelina, sono fritta. Oh. Ma zia! Cosa dici? Scusa, qual è il telegramma poi? Un attimo, Maestro, spero sia l'ultima volta. Signorina Iside De Santis? Sì. Telegramma, signor. Prego, una firma qui. Ah, ma insomma, quando dice arriva? A me, signor. Ma cosa c'entra lei? Si figuri. Grazie, grazie. Buongiorno, salve. Sì. Tutta sta fretta poi. E la mancia? Non la volemo dare la mancia? La mancia. Che faccia tosta! E zia, non ti sembri sciocco, ma io al momento sono senza spicci. E per lei, sì.
cosa vuoi dare a quella lì? Fra stipendi e mancette varie pretendono... Ma cosa ancora? Oh, non mamma mi ha ammazzata! Diavolo di stelle a Flebo! Befana! Tempesta! Sì. Mannaggia la pupazza! No. Gagliarda vecchia! No. Che stavi a dire? È stata lei! Sì, è stata che lei! Che impudente! Sì, sì. Non ci faccia caso, la zia non gode di buona salute, sa su via vada. Il mio check-up clinico esemplare per tua norma e regola! E comunque... Oh, e m'avete stufato! Certo signor che c'ha coraggio ad avercela in casa una vecchia come questa! Vecchia a me? Che brutta cara! Che tempi! Ma io vorrei tanto sapere perché è sempre aperto il cancelletto d'ingresso. Cara, il telegramma? Sì, il telegramma. Arrivo domani, ore 14, stop. Baci zia Adelina, volo Amsterdam-Roma, stop. Il tuo telegramma, sì. E non c'è che dire, le poste insomma, in ogni mondo e paese. Zia, ti trovo bene, sai? Vieni, vieni. Ma come hai fatto a trovare il mio indirizzo? Cara, se ci è arrivato il telegramma, figuriamoci se non ci arrivo io. Ti ricordi lo scorso Natale, dopo un silenzio di quasi 2 anni, mi ha inviato questo biglietto d'auguri? Ah, è vero, non ci pensavo. Ma, ascolta zia, lo zio Edoardo, come sta? Cara, e non lo vedi che sono vestita di scuro? Ah. Il mio povero fratellone ha raggiunto la pace celeste. La pace celeste? Sì. Ebbene sì! È morto. Oh, lo zio! Lo zio Edoardo è morto? Sì. Oh no! Ho provato a contattarti telefonicamente, ma il tuo telefono era desolatamente muto, muto. E ho fatto delle tournée per questo, non c'ero, mi spiace! Ah, mi conforta solo sapere che è morto per ridere. Non capisco, zia. La solita partitina a scacchi al club di pionieri della finanza. Ah. Un amico gli raccontava una battuta di traboccante ilarità. Sì. È morto, secco. Ah, se gli piaceva il riso! E cosa c'entra il riso, zia? Iside! Ti trovo... Oh, il riso, il sorriso di Amile! Ah. Oh, poi ti ho cercata perché sapessi che lui è morto pensando a te. Ma, scusa, hai appena detto che è morto dal troppo ridere. Non ti ho ancora finito di dire che stavamo così bene ad Amsterdam, io e mio fratello. Ebbene, lui ti ha... Mia? Ti ha nominato in parti uguali con me, unica erede del suo patrimonio. Io? Sì, tu. E tu? Io. E lo zio Edoardo, i parti uguali ed è... Oh, no! Oh, sì, cara, sei contenta che lo zio Edoardo... Sia morto? Sì, sì, siamo un po' rincitrullita. Contenta per l'eredità di Amira. Ah. Dove posso trovare un po' di scotch? E che ti serve del nastro adesivo adesso? Faccio io. Ecco. Vieni, cara. Sì. Ti farà bene. Un sorso, tutto un sorso. Sì. E zia, quanto ammonterebbe l'eredità? Cara, sai benissimo che lo zio Edoardo, ricchissimo finanziere ad Amsterdam, sì. Come posso spiegarti? Sì. Cara, una fortuna di tanti e tanti zeri! Tanti zeri? Sì. Cara, ti senti male? No! Su via, basta con tremori e svenimenti. No, che sarà un po' di influenza. Ah, oh, sciocchezze, stai benissimo, invece. Sì. C'è solo nel testamento, però, un'unica piccola clausola. Sì, cioè? Potremmo ereditare il tutto? A patto di non essere coniugate! Cara, ti senti male? Sì, è forte? Come? E che c'era un moscerino nel bicchiere, zia! Ah, che ribrezzo! Ti serve per caso qualcosa? No! Sto benissimo! Sì. Cara! Sì? Iside! Non ti sarei mica coniugata, spero per te! Ah!
Mai! Lo giuro! Lo giuro! Lo spero. Meglio così. Bene, rimarrò qui per un paio di documenti da firmare. Poi dovrei venire con me ad Amsterdam per delle formalità. Ah, ad Amsterdam, sì. Sì, cara. Se adesso vuoi mostrarmi la toiletta. Sì! Sento sì. il bisogno di rimettermi in sesto. Certo, zia. Di qua. Proverai quanto ti necessita. Ah. E se hai bisogno d'altro non hai che da chiedere. A tra poco! E ora? No. Da tanti zeri, parti uguali a patto di non essere coniugate. No. Siamo fritti. Pronto? E sono la signora Marocchino, l'ingegnere, mio marito. Sì. Cosa? È già uscito? No. No. Non è ancora rientrato, grazie, buongiorno. No, siamo fritti, Aurelio non puoi tornare proprio ora a casa, no. E fa che ti succeda qualcosa. Non necessariamente di grave, però qualcosa, sì. Oddio, tanti zeri, e io non posso ereditare a papà, ma perché? Ok, Iside... Calma, occorre pensare con razionalità, lucidità e sopra... Dio, Iside, mi sento male! Ma sei matto ad urlare così? Perché, scusa, devo stare male in silenzio? No! E che, di là, cioè, ma che ci fai a casa a quest'ora? Un mal di stomaco che non ti dico, e sono andato via prima dall'ufficio, poi una tizia in motoretta è sbucata all'improvviso e io, per evitarla, sono andato a sbattere. Dio, Iside, mi sento male, corri in bagno. No, caro! Caro, ascolta, non potresti star male tipo, fra un'ora, sì, e che... Taci! E che di là c'è? No! Tu, con un altro uomo! Io l'affronterò! Esci fuori! Mai più! Mi sento rigenerata. Ma parlavi con qualcuno, Iside? Io? Sì. No? E cosa fai appiattita sulla porta? E ripassiamo la parte. Sai, domani sera io sono in scena. Sì. Oh, una nipote affermata. Sì. Teatro, se non ricordo male. No, precisamente soprano in opere liriche, zia. Beh, spero ci sarà un biglietto anche per me domani sera. È il minimo che posso fare. Che gioia sarà vederti su quel palco. Se ci arrivo. Sera il mio cuore parlarti saprà. Ma cara, c'è qualcuno alla porta? No. Sarà il vento. Ma sì. Il vento non sa bussare. Apri! Lascia che uccida quel verme! Ma c'è un maniaco. Mi arrendo all'evidenza. Là. Ma come, chi sono Iside? Ma sei impazzita! Ma costui ti conosce? Sì, è un barbone che si aggira da queste parti. Insomma, cosa vuole? Vada via una buona volta! Ma come, io andare via? Sì. Ma cosa, ma questa chi è? Io sono la zia di Iside! Ma cosa grida? Sono mica sordo, io grida! Per favore, cara, vuoi spiegarmi? Sei veramente un cretino! Oh, esca fuori e non metta mai più piede in casa mia! Fuori! Oh, Camperi, ma è un pazzo furioso! Occorre chiamare la polizia, che numero faccio? In questi casi il 113. Grazie! No, ma che cosa chiama? Le chiama? Questa vecchia bagucca chiama? Chi chiama? Ma, oh mio Dio! Un altro bruto! Presto, cara! Diamogli dei soldi, forse si placherà! Tenga, ma ci lasci in pace! Siamo delle donne indifese! Hanno 100.000 lire. Ecco, buon uomo, vada. Vada, buon uomo. Sono via.
E sei in gamba, cara, che grazie, momenti zia. Atroci. E io che pensavo che la violenza dilagasse solo ad Amsterdam. No, zia, tranquilla. In questi casi, cara, è opportuno usare forza e decisione. Il 113 ha detto, vero? No, sì, zia, non preoccuparti. No, 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 è sparito davvero. Ora, tranquilla, tranquilla. Che momenti atroci. Zia, non è il caso di incupirsi. Come ti dicevo, è soltanto un tizio che si aggira da queste parti. E tranne qualche momento di autentica cretinaggine, resta innocuo. Poverino. No, ma io ti dico che non c'è da fidarsi. Una volta ad Amsterdam, quando... E cara, ma questa non c'era prima qui? No, 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 è sempre stata lì, dicevi? Il mio psichiatra mi riconosce un notevole spirito d'osservazione. Tra l'altro è un tipico indumento maschile, non credi? No, è una sportswear, un capo decisamente unisex. Sì, sì. È tua? È mia! Un po' grandotta però, eh? No, come vedi mi va a pennello. Cara, cosa dici? Sei semplicemente orribile. E casual. Cadente! Per tua norma e regola, passo per una delle donne più eleganti della città. E se va bene a me... Oh, zia, io mi dispiace, io non volevo e perdonami. Ma ti pare di star qui a litigare per una stupida giacca quando è da un secolo che non ci si vede? Dai, dai, vieni con me in cucina, ho di là dei dolcetti, delle sfogliatine, delle viennette che sono la fine del mondo, dai, zia. Oh, come sei dolce, Iside. Tu mi prendi sempre per la gola. Che devi fare? Iside! C'è un padre di qui. Iside! 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 Guardi, tenga questo se crede, ma la prego, non mi tocchi! Pasticciotto? Eh sì! Delizioso! È tentatrice! Perfida! E lei delinquente, esca subito adesso! Ma come? Ma questa è casa mia! Ora basta per Diana! Oddio mio, da me essere schifoso! Iside mi vuole violentare! Io violentare a quella? Oh, che faccia tosta! Certo che se continuo a urlare così mi daranno la caccia come al mostro di... No, mi sento, mi stanno già braccando! Sarà meglio defilarsi per ora! Ma, via, non c'è nessuno qui! Ma metterai a soqquadro... Metterai a soqquadro l'intero quartiere se urli così! Ti dico che era lì! Stravaccato sulla poltrona, con lo sguardo omicida, pozzolente come... Beh, non esageriamo, Aurelio non... Cioè... Aurelio? Si chiama Aurelio? Chi? Quello. Aurelio? Aurelio! Aurelio! Sì? È il protagonista della tragedia di domani sera, zia. Oh, cielo, quante sì. Emozioni! Ah. Un attimo, E io che speravo di... Sono qui con una zia miliardaria a cui non vanno a genio i maniaci, chiaro ora? Ma cara, non mi sembra il caso di snocciolare tutti i fatti nostri a quello là. Penso e spero che abbia finalmente capito con chi ha a che fare. Ma potrebbe sequestrarci e chiedere il riscatto. No. Attiro le tende alla porta finestra. Sì. Che succede? Dove? Adesso mi hai stufato, dico sul serio. C'è un'eredità famosa! Maestro! Vede? Ho sentito delle strane voci sibilate oltre la porta.
e mi sono chiesto... Oh, cosa mai succede? Un attimo, maestro, eh? Adelina, ti presento il caro maestro Vasullo. Vasullo? Felice, Adelina Caraccia. Venga a precisarla, signora. Vasullo, Vasullo, e non Fasullo. È precisamente Vanni di nome. Giammai felice. Infelice, maestro? E cosa la turba, se posso permettermi? Vedo che ci sono dei malintesi disdicevoli. Ci vogliamo accomodare? Sì. Prego. Chiedo venia, Iside, ma ci sono stati degli inconvenienti tecnici nella mia abitazione. Delle tubazioni difettavano e... modestamente, mi sono cimentato. Sa... Sa, sono un uomo pratico, io e... Lasci perdere. Non tutto è andato come arte comanda, Da prima è intervenuta mia sorella. Poi i pompieri. Il pericolo è scampato, ma non il mio raffreddore. Se ora vogliamo, Iside? No, maestro, mi scusi, ma sono un po' nervosa, eh? Sono imperdonabile, Iside, ma vedrà che recupereremo il tempo perduto, Iside, sì. E tutto sarà... 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 Lascia! Io sarò tesa, ma lei è conciato malino, maestro, eh? Lasciamo perdere, va. Senta, maestro. Sì. Le preparo un tè bollente e zuccherato. Vole. 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 Volentieri. Volentieri. Vabbè, vada per il tè, se volete scusarmi. Non occorre, cara. Può preparare un ottimo tè io. Oh, lei. Lei è così premurosa, signora. Davvero. Farò in pochi istanti un'aromatica bevanda al caro maestro Vasullo. No, signora. Vasullo. Vasullo, signora. È preoccupata per domani sera, Iside? Sono imperdonabile, ma sa, sull'enciclopedia fai da te era tutto così semplice. Non so come sia potuto succedere. Lei non crede nelle fatalità? No, ah, no? Ma ho fede negli idraulici. Oh, lei... Lei parla come mia sorella, davvero? Vanni, mi rendo conto di essere isterica a volte, ma... Sciocchezze! Ma vedrà che domani sera sarà un trionfo! Sì. Lei è un talento naturale, mi creda, abbia fede in se stessa! Un trionfo, le dico! No, un tonfo! Ho sentito un tonfo! Un tonfo? Lei sente come dei tonfi? No, no? Niente. Sarà stato il vento? Sarà stato un gatto? Che sarà? Ma cosa sarà? Fa? Vedo, che sarà? So, via, venga che il tè le si fredda. Lei è così materna. Mi ricorda tanto... La mia povera mamma. Sì, è lei mio nonno.
Andiamo, Iside, che c'è un bel tazzone anche per te. Andiamo? Sì, sì, mi farà bene. Non posso restare così conciato ancora là fuori. Qui, dentro casa mia, mi sento in pericolo. Sì, perché oltre al fatto che mia moglie sembra non riconoscermi, c'è pure quella vecchia megera che molto probabilmente l'avrà baciata. E mi mette a soggezione, mi mette. Ma, oltretutto, saltando la siepe mi sono sbrandellato tutti i pantaloni. Momento, calmo. Però, ragioniamo. E io adesso, se io adesso riesco ad oltrepassare le linee nemiche e a scivolare in camera da letto, sono salvo. E con dei pantaloni più decenti potrò far valere meglio i miei diritti. Sì. Sono già di là, sì. Li sento, li ho visti, sì. Questo test! C'è anche il maestro dei miei stivali, c'è... A noi, invasori! Voi! Noi, io, loro! Cercate a qualcuno? Mi eravate sfuggito, ma alla fine vi ho ritrovato. Ma questa è una identica congiura! E di che cosa sono accusato? Ma che accusato? Ah, no? Non la riconoscete questa signorina? No, perché? Ed ora? Ah, la maledetta che mi ha costretto a sbattere! E non sta a fare il fregnone! Mi dava il caso che poco fa fossi appostato ad un angolo e ho seguito tutta la vostra scena. Mi sono dato subito all'inseguimento di sta matta che se la stava squagliando. Ma dopo, tornato sul posto dell'incidente, non vi ho più ritrovato. Sì, no, chiedo... E grazie all'indicazione di un passante vi ho potuto reperire. Ma famola finita! In fondo questo sta scoppiando di salute! E non certo per merito tuo! Dell'ergastolo a quelli che guidano come te! La mia auto! Fermi. Sei mesi Fermi. Di vita la mia auto! Poveretta! Parata fragica allora! Faccio qualcosa lì altrimenti io! Per l'appunto qui si ha fare tutto il nostro sacrosanto dovere! Speria. Per far sbollire sti giovani centauri! Ma sola guardia! Non la porta male lunga! Io c'ho da fare le consegne. Io. Una firma qui. Aurelio Marocchino, vero? Sono io. Per favore, mi regge un attimo. È proprio indispensabile. Sì, grazie. Prego. Chiedo scusa. No, questa è sua. Ah, prego. È una firma di questa signorina. Mancata precedenza. Danni a terzi con omissione di soccorso. Bravo, Vincenzo. Bravo, Vincenzo. Benissimo. E lei potrà far valere i suoi diritti per il risarcimento dei danni. Certo che li faccio. Ah! Ancora lei! Lei! L'arresti! Beh, non esageriamo, ma come fa a sapere che è questa? Ma... Beh, se vedemo, zietta bella, io vado. E in futuro rigare dritto, Miss Espresso! Ma ecco quell'altro che deve stare attento, lei! A questo? Senta, io sono un ingegnere. Chieda, verso che sta dentro casa mia, chieda le credenziali a quella megera. Chi è e cosa fa in casa mia? Ma è un esagitato. Iside è un esagitato. Ma Iside... No, maestro, venga, un'altra tazza di tè le farà benissimo. Iside, per l'amor di Dio, sono già nervoso. Venga, maestro. Iside, ti prego. Venga. Lo blocchi, è pericoloso, lo blocchi. Fermo un po'. Oh. Lei sarebbe... Il padrone di casa sono! È un esagitato, ci minacciava poco fa, voleva entrare tutti i costi in casa! Venga, senta, io sono un ingegnere, tornavo prima dall'ufficio perché dovevo, quando sono stato investito da quell'incosciente che è andata via poco fa, adesso, dentro casa mia, sono in pericolo perché mia moglie non mi riconosce e c'è quella vecchia megera che molto probabilmente l'avrà plagiata e non la conosco! Lo vedi, un depresso, cosa dicono, schizofrenico? Ma faccia qualcosa, chiami la neuro! Senta un po', lei un documento di riconoscimento ce l'ha? Sì, che non ce l'ho. Ce l'ho nella giacca, che io quando sono arrivato l'ho appoggiata. Da qua la giacca. Dai. Allora,
La Jack! Stava qua la Jack! Quella me l'hanno portata via! È stata lei! Mi ha portato la Jack! Messa l'arpia, mi ha portato la Jack! La Jack! Si calmi e mi dica, da quant'è che soffre di questi disturbi? Siamo in piena fase maniacale, delirium tremens, se faccio qualcosa si muova. Si rilassi. Lei ha bisogno di riposo. Sì. Ha con sé dei sedativi? Io qua, io carta di identità, tutto, ho perso i soldi, tutto. E laggiù, è arrivato. Pronto ospedale? Reparto ambulanze, prego. No, presto, che ospedale? Caso... No. Sì. È un caso urgente. No, chiuda. Siete voi pazzi, siete voi. Questa è una cocciuta. Siete voi pazzi. Ma lo riprendo, su, si sbrighi. Ad avercela come moglie questa. C'è da rabbrividire. Che giornata. L'hanno preso quel brutto? Ah, la giustizia e le calcagne presto la ciufferanno. Meno male. E senti zia, io devo assentarmi perché devo cambiarmi d'abito. Sì, cara. Se nel frattempo vorrete farvi compagnia. Ma certo, cara, va pure. Sarà un piacere per noi tenerci compagnia, vero, maestro? Ecco, allora, maestro, la signorina Iside le chiede il permesso, d'accordo? Va bene, signorina Marocchino, sono qua. Marocchino? Ti chiami così, Iside? Non mi pare. Marocchino? Marocchino è lui, da parte di madre. Ora, se volete scusarmi... Lei è cosmopolita, davvero, maestro? Sì, sì, e mi racconti la sua avventurosa vita. Gentilezza! Un raffreddore da cavallo! E non mi fraintenda, Ci mancherebbe che fosse un equino adesso. Oh, maestro, lei è proprio simpatico, lo sa? Dovevo starmene a casa, oggi dovevo dare ascolto a mia sorella. Ma forse hai detto qualcosa che non va? Sì? Io... Che cosa? Io... Che? Io non posso! No! Dove vai? Non... Sto per cedere, lo sento. Non giochi con i miei sentimenti, sono una matura, ma non troppo, signora, con un destino inclemente. E che? E inclemente? L'amore che mi è stato negato in giovinezza mi turba quando le foglie cadono, ormai. Cadono? Ma siamo in marzo. Ma cosa dice Linetto? Maestro, non sia crudele. Io no. Che? Ma lei è pazzo? Non abusi della mia disponibilità, si ricomponga! Mi ricompongo subito. Che? Lei è la zia della signora Iside? Signora Iside, dice? Sì, certamente sì, signora. Perché non siete... Oh no! Oh, allora... sì, invece, cos'è questa storia? Io non c'entro, la signora, no, bugia, signorina, la signorina Iside, ecco, mi ha detto che... Che ha detto? Perché ha detto che potesse arrivare qualcuno in questo momento, magari mia sorella o i pompieri. Dobbiamo passare l'intero pomeriggio a balbettare, no, maestro? No. Senta, zia, poco fa, ecco, Sì, mi sono sbagliato nel termine. Lasci perdere, non ci faccia cazzo. Sarà brava a pianoforte, ma nel mentire mi fa pena. Fuori il rospo, la strangolo. Strangolare? No,
No, no, no, non mi sento tanto bene, oggi non mi stanco. Su via, Vanni. Che cosa? E non rovini tutto subito fra noi. Adelina? Adelina? Sì. Mi permetta di chiamarla col suo dolce nome? La mia pupilla. Iside. Sì. Ecco, mi ha intimato di non dirle che... Che? 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 Starnutisca dove continui! Già. Ecco, quell'uomo, quello che hai visto poco fa, in mutande, quello in mutande, ecco, è... È il marito della signora Iside! Oh! Benvenga ora! Oh, la bugiarda! Adelina Caraccio presa in giro da una mocciosa in questo modo! Io me ne vado a qualche disturbo! Fermala lei! Su via, Adelina, che figura ci faccio io adesso qua? Fammene andare che... Nulla di tutto questo. Fingerò anch'io di non sapere nulla. Voglio proprio vedere come finirà questa storia. Piuttosto, mi dispiace davvero di aver inferito su suo marito trattandolo come un mentecatto. Oh, se me la paga Iside questa... E lei! Io? Lei! Acqua in bocca, intesi? Sono nelle sue mani, Adelina. Oh! Adelina? Oh! Adelina! Adelina, dove vai? La nipote degenere. Vanni! 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 Chi è? Adelina! Perché dormi? Tu che risvegli in me istinti materni, latenti. Oh, istinti atrofizzati. Inespressi. Ora riesumati. Oh, sai essere dolcemente lugubre. Oh, sì, Adelina, dammi del tuo. E tu dammi del lei. Le confesso che... Che? 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 Alessia! Sì. Sarà bene approfondire la nostra conoscenza a virus debellati, però, eh? Ha rovinato tutto, lo sapevo. Ti cercavo ansiosamente. Ti piace questo straccetto? Ma tu guarda l'ipocrita. Sei semplicemente deliziosa, cara. Degna dello charme di cotanta zia, Iside. Non la facevo così adulatore, Vanni. È sulla buona strada, devo ammettere. Non senza compiacimento. Eleganza che manca al nostro caro Vanni, però, sì, proprio. Non pensavo di essere così ripugnante. Mi fai arrossire, Adelina? Gli uomini non arrossiscono, Vanni. Ah, no? Lo dico per il suo bene. Il vestiario... un po' più in. Questo baffetto che fa tanto Salvador Dalì... Una colonia francese e lei potrebbe essere più appetibile. Magari come un piatto di lasagna. Ah, tutto tempo perso. Maestro, se vogliamo dare una ritoccatina alla parte... Sì. Le confesso, Iside, che sono piuttosto giù di tono, sa? Ho come dei brividi addosso. Sarà febbre? Febbre d'amore? Vabbè, fa nulla per le prove.
Sia quel che sia, ascolti me, vado a casa, sì. Prenda due aspirine e domani sera sarà un leone. A farti dubbi, eh? Sia! Ti dispiacerebbe accompagnare il maestro Vanni a casa in auto, sai? Io ho delle cose urgenti da fare. Certo, cara, certo. Non guidi, Vanni? Avete fatto un'ottima conoscenza, vedo. Oh, tutto merito di sua zia. È così. È così. È così. Andiamo, va. Andiamo. Salve. Oh. Ecco, non averli tra i piedi mi consentirà di spiegare tutto quanto ad Aurelio. Ma che fine avrà fatto, poverino? Ah, Iside! Le chiavi. Ah, sì, le chiavi. E le chiavi. Senti, cara, non mi sembrava poi così sveglio quel vigile poco fa qui, eh? Dove vuoi arrivare, zia? E beh, il mostro, il maniaco, lui in mutande. E sarà nascosto tra le siepi in giardino. Un balzo e... So, via, tranquilla, Adelina, che fervida fantasia. Tranquilla. Ma che cuor di leone, va dunque in una scoperta. Certamente, Aurelio, non è che dici che... Aurelio, Aurelio! Aurelio, maestro, il protagonista della tragedia di domani sera. Tragedia? Sì. Quale tragedia? Quella che sto per compiere io ora. Volevo dire dopo, volevo dire domani, capito? No. Sì, la tragedia, ho capito, sì. Non ti dannare, piccola, tanto il gioco è scoperto. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo. Andiamo, Vanni. Andiamo? Andiamo. Andiamo? Andiamo. Che... Oh! Cosa? Cosa avrà voluto dire? La vendetta? No! Vanni! Vanni ha parlato, il tabino ha parlato. No, 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 spero di no. Vile, traditrice, impostore, crudele. E non ho più appellativi. E Aurelio, per favore, non fare il pagliaccio. Ti è tornata la memoria, vedo. Bene, spiega che cos'è questa farsa. Pagliaccio io, lo vedremo. E chi è quella aguzzina che è andata via poco fa? Avanti. Hanno bussato? No, come hanno? Dico, avanti, spiega. Ah. E non spiega. Sembrano andati. Allora, Aurelio, ascoltami. Sappi che noi... Aurelio, ma tu... Io che cosa? Aurelio, tu sei... Sei nauseabondo. Nauseabondo? Ma sì. In che senso, scusa? Nel senso che puzzi? Puzzi! Sembri appena uscito dallo scarico del water! Per tua norma e regola, io... effettivamente puzzo. Qualcosa di animalesco si sarà attaccato fra le siepi in giardino. Tra le siepi? Sì. Ma andiamo, Aurelia, alla tua etaggio che ancora è nascondino. Era in gioco la vita, mia cara. E poi sentila, la colpa è la tua che fingi di avere l'amnesia. Senti, a dopo queste discussioni. Dopo, ascolta, sì. Aurelio, fai qualcosa per le Biedarici, eh? E poi il nostro illustre vicino la dovrà smettere una buona volta di far scorrazzare quella bestiaccia in giardino, ma soprattutto di non farla. Ma stai per caso parlando del commendator Bruschetta e del suo Doberman? Per l'appunto. Lui è talmente squisito e il suo cane ha persino qualcosa di umano. Umano quel quadrupede? Sì. Perché questo è il colmo, ma oggi... Ascolta Aurelio, a dopo questo tipo di discussioni inutili. Noi stiamo per... Sì. Lo direi dopo, cara. Il tempo di nettarmi da addosso... chiedo venia, cara. Sì, ma sbrigati. Scarpe di camoscio marroni, Iside, non le trovo! Prova nel ripostiglio e spicciati! Anche qui
Posso? Signora! Sembra essersi volatilizzato. E volatilizzato chi? Ma come chi? Quel tizio in mutande che vi infastidiva. Dileguato. E pensare che mi è sfuggito per un pelo. No! Ma vedrà che sono ormai lontano. Lei crede? Sì, vada. Lei crede? Sì. No, no, no. No? Quel tizio è ancora qui nei paraggi. Addirittura ci osserva a nostra insaputa. Ho visto uscire poco fa i suoi parenti. Lei è una donna sola. Ed io sarò la sua ombra. E io ho una forte emicrania, su via. Vada e non si disturbi. Mi lasci il tempo di riprendere fiato. Non capita, per fortuna, tutti i giorni, di essere così sotto pressione. Mi ci vorrebbe un goccino a ridarmi un po' di tono. Mi mancava solo l'alcolista adesso. E ho con me una lista? Beh no, in centrale hanno tutti schedati questi barboni. Ma io ho stampata qui la fisionomia di sto matto. Ah, ecco, prenda. E lei? Non mi fa compagnia? No. Lei penserà che è proibito bere in servizio. Ha ragione. Ma ritengo che non tradirà chi, come me, in questo momento la sta proteggendo, vero? Oggi, amore, che il nemico ti insedia! Ah, o fiero mortale, e ricompari a sera! Una cantante lirica. Sì. Che aria stupenda. Ah. Che aria stupenda, Iside. Ma i pantaloni non li ho trovati nella... Ah? Chi? Vado bene anche così. Presto! Vada! E lui! Lo insegua! Tutto questo per un solo stipendio è troppo. Vada! Venga. Ah, è fuggito dalla finestra del bagno. Cosa? Lei corre in giardino, io mi chiudo in casa. No, veramente lei dovrebbe correre in giardino, io mi dovrei chiudere in casa, grazie. Faccia come creda. Oddio. Oh, Aurelio! Aurelio, sei tu, zia Adelina! Parlavi con Aurelio, Iside? No! E riprovavo la parte per domani sera, zia. E beh, evidente. Sì. Vanni, entra che lumacone! Vanni? Va. Ma non eravate andati? Che stress, bambina mia! La tua auto non andava. Batteria scarica. Sì. Così Vanni ha provato a spingerla, ma evidente non ce l'ha fatta. Sarà il caso di chiamare un tassì, vero maestro? Però, ma... Questo è il vigile che inseguiva quelle mutande. Ma giocano ancora a fare guardie e ladri? Sì, si era reintrodotto in casa quel maniaco. Lo credo bene. Dove vuoi arrivare? Ma niente, niente, che è possibile che accada tutto qua. Adesso, se vuoi scusarmi, sono tutta accaldata. Chi è? Lei! Io? Lei ha spifferato tutto! Me lo sento! No, Iside, Iside, per amor di Dio, Iside, non infierisca anche lei. Non faccia di questo ritmo, non arriverà nemmeno al tramonto oggi. Non faccia il filosofo e mi risponda. Io l'avevo scongiurata di non dire a mia zia che sono sposata, ma lei... Ma perché? Perché io mi chiedo, perché... No. Dicevo, perché non vuole essere sposata con sua zia? Io? Sposata con mia zia? Sposata con... No, ma dico, ma è diventato matto? Perché? No! Mica in quel senso, no! Sì, intendevo sì. Dire? Sì. Perché? Perché non vuole dire a sua zia perché che... Perché sono questioni prettamente personali, maestro! Ah, va bene. Ma di suo marito? Quel poverino, l'ha
fuori. Braccano come un animale. Può soccombere gli eventi, lo sa? E sarà sperimentando nuove tecniche di sopravvivenza. Ma mia zia, maestro! Adelina. Che donna. Ma cosa fa l'innamorato ora? Non si può dire di certo di no a lei. Oh, questi uomini, senta! Io vado fuori a controllare se di là c'è Aurelio. Lei non si muova! Dove? Anche se volessi, dove deve? Dove deve? Andrà. Dentro casa mia. Sei vigile? Io sono. Dove? Dove il vigile? Mi faccio capire che tipo cosa? La stanno cercando! Non so, me ne sono accorto! Piuttosto, perché si gira dentro casa sua come un ladro? E mi chiede pure perché, mi chiede. Mi chiede pure perché a me. Ma dico, non se ne è accorto anche lei? È una oscura congiura contro di me. Vogliono eliminarmi, evidente. Non sia così drastico. Magari è per qualche cosa che lei non sa. E lei fa parte di quella banda, no? Io? Sì. Quante fantasie. Ma piuttosto. Che cosa ci fa in giro? È una storia lunga, maestro. Lei non ha mai sentito parlare di Ulisse, Penelope, Itaca? Lei sta delirando. Sì, che sì. Cosa c'entra adesso l'Odissea? Senta, maestro. Premesso che fra me e lei non c'è mai stata una grande simpatia. Mai. Che ne dice se... Che cosa? Se trattassimo un armistizio. Che non ci sia qualcosa sotto. No. Senta, maestro. Allora, allora, lei deve fare un favore soltanto. Mi dica. Lei deve penetrare in camera. Un attimo, mi faccia spiegare. Lei deve penetrare in camera da letto. Non visto da nessuno, mi raccomando. Allora, deve aprire l'armadio. Deve prendere i pantaloni. Me li deve portare qua. Chi è? Mi ripugna. Per favore, adesso sono disposto a pagare qualunque cifra per un paio di pantaloni. Ah, sì? Sì. E ci vada lei allora. No, ma lei è pazzo. Rischio di fare cattivi incontri. Se incontro mia moglie in questo stadio, che cosa gli dico a mia moglie? Aurelio, ma se non vado errato, è sua moglie che le deve delle spiegazioni, o no? Ah, è vero, ha ragione, è mia moglie che deve dare. No, io. Dove sta adesso mia moglie? Scusa. Sono ancora lucido? Sì. Ritengo che sia in giardino a cercarla. Dice che doveva parlarle di alcune cose. No, sì. L'ospite, la megera, dove sta? Adelina, è di là, credo. Che donna! È donna! Senta, maestro, allora lo vede che io sono in pericolo? Lo vede? Per favore, mi vada a prendere i pantaloni. Vada, piano, maestro della Marola, vada, i pantaloni! Vada. Ma guarda. Ah. Che situazione oggi. Ai. È uno scherzo questo. Maestro. Che? Una domanda. Che ti dica? Ma la megera. Chi è veramente? È la zia di sua moglie. La zia
di Iside. Ma quale zia? Quale? Mi serve una dose di fosforo per ricordare la zia di Iside. Dai, maestro. Maestro, dai. Porti un paio di pantaloni. Che figo. Io, padrone di casa in questa situazione. Dai, maestro. Dai. C'è qui. Non parlare, sai! Anzi, ti proibisco di balbettare, non lo sopporto! Frugare in camera da letto di mia nipote? Sei un bruto! Cara! Non sono cacacacara! Anzi, quel che doveva ancora accadere fra noi non accadrà mai più! Adelina, questi pantaloni sono per tuo nipote! Mio nipote? E il marito di Iside era qui poco fa, ti dico che sì. Sì. È muta. È muta. È muta? Sì. È mutandessa! Ah, salute, anche se non te lo meriti. Grazie. E basta adesso con questo salutire, uffa! Io non c'entro niente questa volta. Allora chi è stato? E non vado errato, Adelina, proveniva da quella parte. Chi è là? Esca subito, chiama aiuto! Aurelio! Aurelio, se è lei! È lei, no? E se è lei, venga fuori subito! Su! È lui! Ipocrita! Impostore! Sembra di averle già detto queste parole. Ma le confermo! E se ho fatto qualcosa di oscuro, io sono innocente! Va bene. Aurelio! Nipote adorato! E io? E lascia che ti guardi. Un secondo, zia. Sì. Ho i pantaloni o la vita. E tu maledetto, ma farà tutto, spiffa. Nipote. Gogna, maestro. Sono questi? Finalmente. Uno qualsiasi, anche a pantaloncini andava bene. Senta, zia. Ecco, effettivamente sei più VIP con adesso i pantaloni. Sono tutto vostro. Bello, direi bello, della zia bello. Senta, lei saresti di... Ah sì, Aurelio, glielo posso confermare io. Lei è la zia di Iside. Contento che sia fra voi, contentissimo, sì, zia. Io sempre dicevo a Iside, ma a quando viene? No, mai. Poi riguardo a tua moglie, dovrà rendermi conto di qualcosina, eh? In che senso, zia? Ma sì, a te posso dirlo, dunque. Vanni, pardon, ma capisce? Cosa fa Origlia? Io? No! Facevo dei passi. E li faccio più quella parte. Più quella... Ma sì, dai! Tu via, sei quasi di famiglia, puoi anche ascoltare. Quello di famiglia? Ma chi? Ma per favore, di famiglia! Ma chi lo conosce? Non giochi con i miei sentimenti verso... Sei sentimenti, maestro, ma che cosa sta dicendo? Ah, maestro, dopo questa spina! La spina. Veniamo al dunque. Sappi, Aurelio, che mio fratello Edoardo, ricchissimo finanziere ad Amsterdam, è morto. Lasciando eredi universali me e tua moglie Iside. Io Edoardo è morto? Sì. Ah, peccato. Condoglianze. Peccato, adesso ho capito perché. Zia Adelina. Senti, sì, zia Adelina, adesso ricordo. Sì, sì. Perfetto. Zia Adelina di Amsterdam. Esatto, perfetto. Senta. Sì, caro. Zia. A quanto monterebbe?
Sì, sì. A te posso dirlo, sei di famiglia. Sì. E allora dunque... Sì. Vanni, ma capisce? Vanni, per cioè... favore, va. Sì. Vado, quella. Dunque. Sì. Allora. È 50! Complimenti! Solo che avevo spiegato a Iside che per usufruire del patrimonio non bisognava essere coniugate. Nel senso che Iside... Che Iside con me aveva bleffato mettendo su quell'ignobile farsa con tutti noi. In effetti è sposata, no? No, leggermente, appena appena proprio. No. Sciocchezze! Oh, benedetto. Ecco perché a me mi diceva vai via, un crudele, vai via. Maestro, dimmi. Uno scotch rapido, per favore. Subito, subito. Ora sono molto delusa. Pure io. Mi spiace forse più per te che per Iside. Dille che la zia la bacia, anche se freddamente. Addio. No, zia, no, non andare via, non andare, almeno per la stima che ci ha sempre unito. Ma se ci siamo appena conosciuti. Sì, no, io volevo dire che... Ma che cosa guarda lei così? Le confesso il mio disgusto a vederla così prostrato per il vile denaro. Ben detto, Vanni, ben detto. Andiamo, okay. Di a me. È forte. Sta bene. Ben detto, Vanni. Ora vado. Adelina. Sta bene. Adelina, oggi ho sperato che noi due potessimo invecchiare insieme. Magari con il suono del mio pianoforte. Ma nel suo cuore. Del suo. C'è più spazio per il vile denaro. Piuttosto che per gli affetti. Si è deciso così. Oh, Vanni. Io credo che... No! Che cosa? No, zia, no, non lo dire! Non lo dire! Io credo di volerti bene! Oh, l'ha detto veramente, l'ha detto! L'ha detto! Ma che cuore! Vabbè, se avete deciso così, beviamoci su, dai! Bere? Sì! Bere no! No, basta, sto bene così! Andiamo di là, e alla malora al raffreddore! Bravo, maestro! Andiamo! Sì! Alla malora! Di qua, maestro! Ma è impossibile costui una sanguisuga! Niente di niente! E pensare che al corpo dei vigili mi chiamano Mastino. Moscone? No, Mastino. Lo so, lo immagino. A questo punto il mio sesto senso mi suggerisce di... Chiamare rinforzi? No, lui è ancora qui intorno. Potrebbe agire col favore delle tenebre, ma troverà pane per i suoi denti. E no, non vorrà mica dire che si tratterà qui fino a sera inoltrata, no! Ma si figuri. Sono salva. Manderanno qualcuno a sostituirmi, non la lasceremo sola in difesa. Una chiederò istruzioni. Tutte io le dico che non ho bisogno né di lei, né del tenente Coggia, che né dell'ispettore Derrick, chiaro? Ma lei è una donna sola ed indifesa. E per sua informazione le dico che ho anche frequentato un corso di karate, sia pure per corrispondenza. Se le cose stanno così, è proprio il caso che io vada. Sia ringraziato il cielo. Arrivederci, signora. No, addio. Se le occorre il numero telefonico del corpo dei vigili... Per sua informazione le dico che ho il numero della polizia, dei vigili del fuoco e persino della Croce Rossa. Su via, vada! Perfetto, signora. Vada. Buona serata. Lo spero vivamente! Tesoro, finalmente! Fermo! Non ti muovere! Ancora! Sì, piccioncino, non mi scappi più, sai? E io che dico adesso? Senta, ora basta! Io sono il padrone di casa! Sì. Ora si sieda, il padrone di casa. Senta.
Lei è semplicemente pestifero. Alzati, Aurelio. Alzati! Lui è mio marito! E dai un po'. Sì. Si vede? No. È così. È mio marito. Senta, maestro. Senta, signor Vigile. Adesso se ne vada da casa mia. Via, fuori. Beh, se le cose stanno... Segua quello che le dico, tenente pubblico ufficiale. Finalmente, una che va con me. Questo signore è il marito della signora, che è mia nipote, chiaro, no? Ma lei prima non era... E cosa vuol dire prima era prima, adesso è diverso? Adesso è diverso. Non capisco più niente, però mi faccio sedere. Guardi che è stupefacentemente chiaro. È chiarissimo. Lui è Aurelio, il padrone di questa casa. Adesso se crede, può anche andare. Lui è... Io. È il padrone di questa casa. Io tutto il giorno lo insegua, l'arresto. È un maniaco, è pericoloso. Ma avete preso in giro? E non la faccia così lunga. Lei è al servizio dei cittadini. C'è stato bisogno di lei. Ne diamo atto. Ed elogio, ma ora non più, arrivederci. Ma lei prima non è... Senta, lo dico per l'ultima volta. Io sono il padrone di casa. Mia moglie soffre di amnesie. Quando sono tornato prima non mi ha riconosciuto. Però adesso è risolto, vero cara? Che sì, riconosci? Amore, sì. Vista, amore, allora io vado. Vai. Sì. Ma io vado a parlare col mio capo. Ho bisogno di qualche giorno di riposo. Sì. Non mi sento bene. Vada. Belle cose. Arrivederci, tante belle cose. L'accompagno che... Finalmente. E infatti una settimana di ferie. Capito. Però capito che è che tu che ti presenti. Che non è stato divertente. Sì. Non proprio, vero Iside? Zia, avrei scoperto come stanno le cose. Se ho saputo non sei certo stata tu ad illuminarmi. E che sono stata abbagliata da tutta la storia dell'eredità e... Vergogna, essere trattata come una stupida. Oh, via Adelina, si può rimediare. Non alla menzogna. Ah sì, ma nel fondo questo contratto diceva solo che questo testamento che ma che diceva il testamento? Che diceva? Che non bisognava essere sposate. Ed Iside lo è! Iside, sei sposata? Ho provato. Zia. Zia, io ti chiedo di perdonarmi. Giuda! Senti, mia moglie non è Giuda, se non altro perché è una donna. Aurelio? Ma che sto dicendo io? Stai, Adelina, su via. Il perdono non si nega nemmeno ad un assassino pentito. Cosa non ho fatto per lei quando era solo una bambina? Che lagna, gente. Bene. Sono una lagna, eh? No. Ma cosa faccio ancora in questo nido di serpi? Via, per non tornare più! Vanni! Sì, Adelina! Era destino che tu e io! Che tu e io! Dove va? Adelina! Adelina. Cara, che cosa c'è di buono per cena? No, che io non c'ho proprio fame. Proprio niente. In fin dei conti, come fai a mangiare quando sono volati via una cosa come 150 milioni di fioroni? Fiorini, Aurelio, fiorini. Fiorini.
Scusa, volete dire che pure Adelina doveva ereditare un simile patrimonio? No, data la nostra situazione, lei il doppio. Lei no? Sì. Il doppio? Sì. Scusa, ma mi sento mancare, ma giusto un pochino. Ma perché si sente male lui? Cosa c'entra? Maestro, no, maestro, su, non faccia così, è andata. Anche per lei. Non hai notato che c'era del tenero fra loro? Caspita! E prima fa la scena madre, vabbè. Vergogna Aurelio, prostrato per il vile denaro. E ora guardate, guardate. Adesso stramazza per i fioroni. Ti sente, lo ferisci. Che mi sente, mi fa un baffo a me. E pensare che lo stavo acquisendo come parente. Giovanni. La colpa è tua, solo tua. Ma pure? Sì. Ma dico, ma che ormai le travecole hai con me? Ci metti un'ora a capire. Ho tentato in tutti i modi di fartelo comprendere, persino con le boccacce. Dottone! Dottone a chi? Ma scusami cara, io non ho il dono telepatico. Come faccio a sapere che da oggi alle 15 non sono più residente? In questa casa. E che non... Non sono più sposato con te e che adesso è la zia Adelina. Adelina, mamma. Adelina, mamma. Ero fuori in vana attesa di un taxi e mi sentivo ridicola e stanca. Ho provato un senso intollerabile di solitudine. Ebbene, mi sono accorta di avere bisogno di tutti voi. Tia, perdonami. Anche tu, bambina mia. Dai, ora non mi importa più di tutta la storia dell'eredità, non mi importa. Ora lo so con certezza, è bello averti qui. Beh, cara, per quanto riguarda l'eredità, credo che io e te avremo gli stessi problemi. Non capisco, zia. Beh, ecco, Vanni. Sì, Adelina. Vuoi parlare tu? Non vorrei che sia io a... Ah, no, prego. Sì, ecco. Io... Adelina. Vuoi essere mia moglie? No. E vuoi? Pazzesco, veramente l'ha detto. Ma perché? Ma se vi sposate ora, addio Fiorone. Fiorini. Addio Fiorini. Addio? Sì, addio, perché vi sposate. Ma se... No. Che? Idea. Che ne dite? Ecco. Dato che è inevitabile. Sì. Vi potete sposare solo una volta che la zia ha ereditato i fioroni da Nubile. Buona idea. Ma è mostruoso infangare così le volontà dello zio Edoardo? No. Beh, forse Edoardo da lassù capirà e cara vorrà la mia felicità. Anzi, la nostra. Perché intendo donarti ugualmente la metà del patrimonio, zia! Vieni, nipote. Nipote? Sì, nipote. Ma sì, è meglio zio come... va sullo come zio, ma insieme a 150 milioni di fioroni in saccoccia... Fiorini in saccoccia, che restare a becco asciutto. Tanto lo zio Edoardo approva, è vero zio Edoardo che approvi? Approvi? Non risponde. Chi tace acconsente. Vero Edoardo? Edoardo! Edoardo! Ah!
ba 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 ba
che mi dovrebbero pagare, tra l'altro. Comunque, dopo. Carmen Moscaggiura e Rita Crecucci. Vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato per questa messa in scena, o spettacolo, o opera teatrale, che dir si voglia. E allora passiamo da il nostro microfonista, anzi da tutto lo staff dell'Event Sound Music. Non so l'inglese, quindi scusate, ma proprio... Vieni qua, Biagio, fammi compagnia. Allora vengo io da te. Poi vorremmo ringraziare tutto l'altro staff, ovvero Monica Fornaro per trucco e parrucco, la bellissima Monica Fornaro. Poi le suggeritrici Antonella Lieti e Ilaria Sibilla. E poi permettetemi un grandissimo applauso, spesso non viene, diciamo, sottolineato quanto faccia per questa compagnia, ma va fatto un grandissimo applauso a Biagio Fiorino per tutta la scenografia che vedete. E oltre a lui hanno collaborato anche il grande Tonino Villani e Pasquale Olino Galeano. Poi, cosa abbiamo in scaletta? Chi manca? Non posso non ringraziare il mago del botteghino Giancarlo Costantini. E poi un padrone, chiamiamolo padrone di casa, ma ci ha ospitato e trattato più che bene, Antonino Piccinni, che non so dove... è lì. E ecco, altro ringraziamento doveroso va fatto a tutti i nostri sponsor, perché altrimenti tutto ciò che vedete non si sarebbe nemmeno cominciato lontanamente a pensare. Vuoi farlo tu, Rita? È doveroso fare questo grosso ringraziamento a chi ci sostiene sempre e seriamente, sottolineo seriamente, perché in molti dicono sosteniamo i giovani, ma poi alla fine, probabilmente perché non conoscono tutto il lavoro che c'è dietro, tutto l'amore e quanto ci teniamo noi a tenere vivo il teatro a Carosino. Quindi un grosso ringraziamento ai nostri sponsor, che sono Macelleria Fratelli Grossi, sono più emozionata adesso di prima, Macelleria Fratelli Grossi, Alt Caffè, Gebenà, Centro Medico Dentistico di Roberta Di Dio, Onda Spadaro, Cartoleria del Centro di Michele Manigrasso, Mini e Topolino, Brace e Sapori, Alimentari Alicino, Argenteria Marinelli L'Incanto, Elios, Farmacia La Medica, Allianz, Caseificio Danzi. Gianluca Zaccaria, lei di no? No. Bene, siamo contenti che nel nostro piccolo abbiamo potuto, per così dire, festeggiare i 50 anni quest'anno dall'inizio del movimento teatrale qui a Carosino, avvenuto nel lontano febbraio del 69. E siamo felicissimi di aver potuto portare in scena questo lavoro che è stato scritto 30 anni fa. Io non c'ero, e tengo a sottolinearlo che all'epoca non c'ero, e sono piccolo io, Peppi. E niente, vorrei lasciare la parola al regista, che sicuramente vuole una piccola premessa. Grazie signore, buonasera. Allora, io devo ringraziare questi ragazzi che mi hanno adottato, uso questo termine qua, dopo una lunga cavalcata di teatro ho avuto veramente, sono stato omaggiato, sono stato veramente al centro della loro attenzione, mi hanno seguito con questo copione vecchio, si fa per dire, di 30 anni, è un lavoro inedito, non l'ho mai messo alle scene, per cui loro, l'ho fatto leggere, è piaciuto, lo abbiamo realizzato. Speriamo di avervi fatto passare una serata spensierata, e quindi io ringrazio la loro freschezza, che è sempre ben accetta, specialmente nel teatro, perché mi fa riandare ai primi passi quando si era ragazzi, non avevamo ancora 20 anni e cominciavamo a masticare teatro. Io con queste breve parole mi voglio ricordare, ed è doveroso, lo dobbiamo tutti ricordare, perché quando abbiamo mosso i primi passi c'è stato Salvatore Epifani. Salvatore Epifani, grazie.
il nostro maestro teatrale è un'altra figura che ha coagulato intorno a sé una grande attenzione, Cicci Di Santa. Grazie. Senza di loro non saremmo arrivati a questo punto qua. Noi siamo orgogliosi che a Carosino ci sia tutto questo fermento. A questo punto, signore, io ho, diciamo, scusate la vanagloria, ma è per me un'emozione molto intensa farvi vedere il primo copione che abbiamo realizzato 50 anni fa, Villa Paradiso. A questo punto Villa Paradiso io l'ho condivisa con alcuni amici, non ci sono tutti gli amici con cui abbiamo realizzato questo copione nel 69, però qui c'è una persona, un fratello, un amico caro con cui abbiamo diviso tante battaglie teatrali e tante belle realizzazioni. Franco Manigrasso, lo invito a salire sul palco, prego. Allora, cedo la parola al mio amico fraterno Franco Manigrasso. Poche parole, perché non voglio trattenermi a lungo. Giustamente la commedia è finita e forse avete un po' di fame. Io ce l'ho comunque. Allora, questo copione l'ho battuto io 50 anni fa. Con la lettera 32, Olivetti 32, del mio carissimo amico, un fratello per me, il papà di quel signore, di quel bravissimo attore. Mi emoziono a ricordare queste cose, Angelo Avrusci, che stasera purtroppo per motivi strettamente personali non ha potuto essere presente qui. Eh sì, era il 9 febbraio del 1969, quando in una stanza lì del Circolo San Luigi, ce lo affittò Don Cosimo Desiati, buonanima, e cinque persone, io non c'ero quella sera, si riunirono e diedero vita alla storica compagnia Luigi Pirandello, che purtroppo si è sciolta nel 2004 dopo 35 anni di attività. Le persone erano Peppino Cazzato, Angelo Avrusci, poi c'era una persona che non è con noi e vive a Torino da oltre 40 anni, credo, Gianni Frascella, e due persone che non sono più con noi, Osvaldo Lenti e il già citato Salvatore Epifani. Nacque questa compagnia. Io dico che, dicevo prima a Peppino, abbiamo piantato questo seme, è venuta fuori una piantina. Nessuno di noi avrebbe allora mai immaginato che quella piantina poi sarebbe diventata un bel tronco, un bell'albero, da cui poi sono venuti fuori tanti rami che hanno prodotto tanto frutto durante questi 50 anni. Un'attività teatrale a Carosino di 50 anni che ha prodotto tanto, tanto teatro. Cinque compagnie teatrali a Carosino adesso sono in attività. È un teatro per il quale noi abbiamo lottato tanto con tutte le amministrazioni perché si riuscisse ad ottenere un teatro a Carosino. E finalmente c'è un teatro. Siamo orgogliosi di aver diffuso, di aver trasmesso a giovani e meno giovani questa grande passione per il teatro. Cicci Di Santa diceva: è una malattia, ma non ci si muore. Ed è proprio così, è una malattia. Veramente, io sono veramente contento e molto, molto contento veramente di questi ragazzi, perché sono giovanissimi. Non vi fermate davanti agli ostacoli, andate avanti, sapeste quante ne abbiamo incontrate noi. Orsa, il teatro
unisce il teatro aggrega, il teatro vi fa diventare amici, fratelli, vi ragliate, non vi preoccupate, succede, è successo, quanto ragliamento abbiamo fatto, scusate il dialetto. E poi, grazie, e poi volevo ringraziare questi ragazzi per aver avuto questa sensibilità, cioè quello di ricordare questa sera che 50 anni di attività teatrale a Carosino sono nati nel 1969, a partire da quella data, 9 febbraio 1969. Non mi dilungo più. Grazie per avermi ascoltato, grazie ragazzi, grazie, siete stati bravissimi, continuate così. Noi, anche se siamo diventati un po' più anziani, diversamente giovani siamo, non vi preoccupate, siamo diversamente giovani, finché ce la faremo, cercheremo di fare qualcosa ancora noi. Grazie a tutti e grazie a Peppino per il bel lavoro che ha diretto. Grazie. Grazie a voi. Adesso sono veramente molto emozionata a presentarvi una cosa molto bella. Qui abbiamo visto il nostro passato. Adesso questi ragazzi, questa bellissima compagnia, ha dato vita ad un laboratorio teatrale per giovani leve. Quindi qui sul palco vorrei che proprio tu, Gianluca, portassi, eccoli qua, sono bellissimi! Voglio lasciare solo per un secondo, ma è doveroso farlo, il microfono a Gianluca, perché sì, e poi abbiamo finito, per dirvi e darvi piccole saggezze di vita. Come stiamo ridotti? Mi piace... Un attimo, che sto pensando... L'altro giorno, sempre casino, allora, l'altro giorno, dopo vari mesi dal quale avevano cominciato questi piccoli bambini prodigio, mi piace pensarli così, ho potuto vedere la loro prima prova. E non vi nascondo che vedere che un progetto così pensato quasi per gioco stia cominciando a prendere forma. Purtroppo io sottolineo spesso che noi ormai già, non dico che ci stiamo facendo grandi, però sotto di noi la media che si avvicina al teatro si alza notevolmente, insomma. Quindi noi vorremmo riabbassarla, cercare di riavvicinare questi ragazzini come tempo addietro chi molto prima di noi è riuscito ad avvicinarci. E chissà, vi consiglio che... Anzi, sono sicuro che fra un paio di mesi questi ragazzini vi stupiranno, perché porteranno in scena uno spettacolo tutto loro. E aspetta, fammi ricordare che qua la scaletta c'è, un attimo. E null'altro, la scaletta viene... Quindi grazie per l'attenzione, siete stati un pubblico favoloso, scusate per i ritardi, tutto, però sapete, questo è il bello della diretta. Mi toccano da dietro, chi è? Una cosa, dici tu? No, dillo tu. O dico io. Mi pregavano la cara Antonella Carrieri, che chi è venuto, diciamo, ad assistere allo spettacolo di oggi, domani c'è lo spettacolo che dall'Anfas lo dà in scena nel salone parrocchiale alle ore 20, quindi visto che oggi stavate con noi, domani potreste stare con loro. Altra cosa e chiudo davvero. Fai tu i nomi ai bambini. Sono Samuele Corciulo, Giorgia Spera, Paola Mazzola, Sara Fagiano, Benedetta Liuzzi, Gianluca Zaccaria. Bene, siamo veramente arrivati alla fine. Le luci di questo teatro fra poco si spegneranno.
il tendone si chiuderà. Speriamo solo di aver lasciato in ognuno di voi un ricordo bellissimo, una serata piacevole. Se vi è piaciuto, ditelo agli altri. Se no, ditelo a noi. Buonasera a tutti da Mina. Signori, ha presentato Mina Mastropietro. To a dance, looking for romance. So Barbara ran.